Amici di Lario Sport, buonasera, ben ritrovati, puntata numero 31 di Bar Lario Sport, speciale playoff e playout e chiaramente con un approfondimento anche dedicato al Como, ma vado subito a presentarvi gli ospiti di questa sera. Innanzitutto do il benvenuto al super bomber Mirko Drago, cannoniere della Salus Turate, veramente re dei bomber del calcio provinciale comasco quest'anno, perché Luca Binda, ma sicuramente con la Coppa è arrivato oltre i 40, credo. No, sì, sicuramente. Cioè praticamente fai 2 gol ogni partita che giochi, sei un po' il Cristiano Ronaldo del numeri, cioè nel senso con le dovute proporzioni, però a livello di me. Ciao Mirko, grazie di essere venuto a trovarci, ce l'abbiamo fatta, ok? Sì. Puoi salutare tutti, anche i tuoi tifosi, i tuoi compagni di squadra. Pochi tifosi, tanti compagni. Dopo parleremo anche della, diciamo, che arrivate polemica che avete fatto un po' in paese, diciamo, la protesta per i pochi tifosi. Ed è tornato a trovarci Fabio Sgroi, direttore sportivo in uscita dell'Ardita. Ciao Fabio, ciao, bentornato. Infatti dico perché in uscita, ce lo vuoi un po' anticipare tu? Sì, ho dato le dimissioni, purtroppo, anche se è una grande famiglia, prendiamo strade diverse. Strade che ti portano in Brianza, così pare, così non si dice, non conferma, non smentisce, ma avremo poi tempo per scoprirlo. E risaluto Luca Binda della redazione di Lario Sport, col quale appunto iniziamo ad andare a commentare un po' l'ultimo weekend del calcio dilettanti. Dobbiamo partire ovviamente dal Como, perché si è chiuso il campionato di Serie D e si è chiuso con la vittoria sul campo da Caronnese, 1-0, un gol di Cicconi, e con il record di punti della Serie D, 2,61 di media, è la media più alta, è un record che durava dal 98-99, dalla stagione 98-99 del Montecatini, e totale di 89 punti in classifica, ovviamente il campionato vinto già da una settimana, quindi promozione in Serie D. Ieri quindi vittoria in casa della Caronnese, c'è stata una grande festa a largo Borgonovo, fuori dallo stadio Sinigaglia, quando la squadra è rientrata col pullman. State vedendo anche le immagini, insomma, che scorrono in video di questa grande festa con tutti i tifosi che finalmente, insomma, hanno potuto gioire per il ritorno tra i professionisti. Mirko, tu non sei comasco d'adozione, perché so che da poco vivi a Turate. Io a Turate, sì. Mentre Fabio, tu il Como ce l'hai un po' più nelle corde, sei contento? Molto, molto. Credi che, come chiediamo spesso un po' a chi fa il dirigente nel calcio dilettanti, è importante avere una squadra di riferimento nei professionisti per la zona, per la provincia, per il territorio? Importantissimo, e poi Como merita anche più della Serie C, per cui era ora. E... Bene, sì, diciamo, sono 2 settimane di festeggiamenti, ripetiamo appunto, grandissima festa anche ieri, ma non è finita qua la stagione, vero Luca? C'è la Scudetto, che è un altro degli obiettivi del Como. Ricordiamo che praticamente le 9 vincitrici dei gironi di Serie D sono state messe in 3 gironi da 3, giocheranno appunto questi gironi in una partita di sola andata, e le 3 vincitrici del girone della miglior seconda andranno in semifinale. Como tra l'altro avrà il derby con Lecco, perché girone A, B e C ci sono Como, Lecco e Arzignano, che sarà il primo avversario del Como domenica. Notizia ufficiale di oggi, esatto. Poi praticamente il regolamento è particolare, nel senso che se il Como dovesse vincere o pareggiare fuori casa, giocherebbe la terza partita con Lecco mercoledì della settimana dopo, comunque in casa. Se no giocherebbe in casa, che il derby, l'attesissimo domenica derby Como Lecco si giocherà al Sinigaglia, questo è poco, o domenica, non questa ma quella dopo, o il mercoledì ancora dopo. Tanto anche Lecco ha fatto una stagione, ha fatto anche loro una grande stagione, anche Lecco, quindi diciamo c'è anche voglia di misurarsi tra le squadre e le tifoserie per vedere qual è la più forte. Ma ok, lasciamo il capitolo Como e entriamo un po' nei dilettanti che ci interessano di più, vale a dire, insomma, partiamo dall'eccellenza, perché è partito il post season e si è giocato soprattutto un playoff che ci interessava molto. Fenegrò Varesina 1-1, e Fenegrò che avanza al secondo turno in virtù della miglior classifica al termine della stagione regolare. A vedere la partita c'era tanta gente, perché infatti prego la regia di mandare le immagini, perché potete vedere appunto immagini della partita, ma a bordo campo c'era davvero assiepata tanto pubblico. Che partita hai visto, Fabio? È molto equilibrata, tra 2 squadre di categoria superiore sicuro. Fenegrò però anche col fattore casa e punteggio è riuscito a passare molto forte, meritatamente, nel senso anche in virtù di quello fatto in campionato. Sì, beh, nel complesso sì, Fenegrò è arrivata seconda, la Varesina quinta. Sì, poi anche nella partita di ieri un pareggio era giusto, per cui... Fenegrò che passa così al secondo turno, sempre legato al girone A, giocherà sabato pomeriggio, sempre in casa contro il Legnano. Legnano che ha superato il Verbano di Cotta ed è un'altra partita che hai visto, perché sì, tu da vero direttore sportivo adesso stai insomma in giro, un grande appassionato. Sì, Legnano l'ho visto meno bene del Verbano nella partita di sabato, però cioè, è una signora squadra anche. Sarà un'altra grande partita. Sarà un'altra grande partita. E probabilmente anche lì il fattore campo potrebbe risultare, potrebbe. Staremo a vedere. Poi dopo, in questo caso, Luca, mi confermi che si va alla fase nazionale. Sì, tra l'altro possiamo già dire che Fenegrò giocherà contro Fenegrò o Legnano giocheranno contro la seconda classificata del girone di eccellenza del Trentino Alto Adige. Dovrebbe essere una squadra di Merano, ma non è ancora sicuro al 100%, comunque contro la seconda classificata della Trentino Alto Adige. Mirko, tu che insomma categorie importanti le hai calcate, sì, eccellenza sì. Mi hai giocato in eccellenza? No, ho avuto un'offerta l'anno scorso per poterci andare, ma purtroppo per lavoro non ho potuto intraprendere questa. Hai scelto una dimensione scelta, sì, diciamo sì, così sì. Una categoria sì, inferiore che sì, però sì. Credo che poi ti abbia regalato delle grandi sì, soddisfazioni. Esattamente, sì, sì. Ma ci arriviamo. Restando in eccellenza è doveroso purtroppo ricordare che l'Arcellasco è retrocesso mercoledì scorso nello spareggio retrocessione contro il Mapello, ha perso i calci di rigore, una partita davvero maledetta per gli erbesi che erano passati in vantaggio per 2 volte nei 90 minuti, poi ancora 3-2 supplementari. 3-3 e che alla lotteria dei rigori i bergamaschi hanno avuto la meglio. Passiamo no, scusa, sì. Su Arcellasco c'è una notizia però. Ah sì, la puoi dare tu perché... No, c'è comunque la conferma di mister Ottolina nonostante la retrocessione. Quindi sì, sì, il direttore sportivo Andrea Colombo in un post di ieri sera, forse stamattina, comunque di poche ore fa, ha confermato che anche in promozione sarà sempre Alfredo Ottolina. Per che anno è? Fuori già quasi diversi anni ormai che alle quarto, sarà ancora comunque Alfredo Ottolina l'allenatore dell'Arcellasco. Passiamo in promozione e qui i playoff è stata forse l'unica delle nostre squadre a far saltare il fattore campo, perché l'Alta Brianza sabato pomeriggio è andata a vincere a Barzano con la Manara 1-0, gol dell'ex Donghi. Prego sempre la regia di mandare le immagini del nostro Emiliano Castagna appunto di questa partita, un bel primo tempo dei bianco-blu. La seconda frazione i lecchesi hanno spinto, l'Alta Brianza ha retto bene e così si è guadagnata l'accesso al secondo turno. Giocherà? L'Alta Brianza giocherà contro, sul campo del Casati Arco. Sempre sabato, Casati Arco. Che ha pareggiato 1-1 con la Speranza Grande. Con la Speranza. Deve vincere per forza, giusto? Sì, esatto, perché essendo quinta classificata... Come doveva vincere per forza anche sabato. Esatto, sì, sì. È una partita sicuramente interessante, si gioca su un campo brutto perché il campo di Arcore è piccolino, non è il massimo. Alta Brianza è squadra tecnica, ma diciamo che siamo arrivati a un punto, direttore, dove va bene la tecnica, però ci vuole la garra, quelle partite sì. Qua. Assolutamente, per forza. Le cosiddette. Bravissimo, bravissimo, le cosiddette. Sempre in promozione in chiave play-out c'è stata l'andata della partita che ha visto protagonista la Guanzatese, Fagnano-Guanzatese 1-1. È un pareggio che diciamo permetterà adesso alla Guanzatese domenica nel match di ritorno anche cioè basterebbe non perdere per salvarsi. È chiaro che insomma poi però sono 90 minuti. No, più che altro la Guanzatese c'ha addosso una bella, voglio dire, non so come chiamare, però è tanto tempo che non vince, quindi comunque c'è un... Sono 19 partite, 18 di campionato e questo play-out che non vince. Anche pareggiando potrebbe fare con 20 partite senza una vittoria, potrebbe comunque salvarsi. La squadra di Papi si è apparsa un po' più in salute rispetto alle ultime uscite, più brillante, ha creato, sempre fatto un po' di fatica a concretizzare, è passata in svantaggio e poi ha pareggiato con un rigore di Scaccabarozzi nel secondo tempo. Match di ritorno domenica, perché i play-out, le gare di ritorno si giocano la domenica pomeriggio. Qui promozione, girone A, tu ci hai giocato, sì, un po' lo conosci. Ho fatto parecchi anni, ero a Solaro. Infatti raccontaci un po' la tua carriera, Mirko, così ti facciamo conoscere i web spettatori di Lario Sport. No, vabbè, ho fatto le giovanili a Pro Sesto, poi da lì mi sono spostato per lavoro, diciamo sempre per lavoro, sono andato a Solaro. Una buona piazza. Beh, tanti anni ho fatto lì, promozione. Ho fatto tanti anni lì. Tra l'altro ho vinto, mi sembra, un playoff col Menaggio. Era la finale col Menaggio, quella famosa, sì, in cui venne sospesa. Sì, è quella. Sai che l'anno prossimo ti ritroverai contro il Menaggio, probabilmente. Dipende dalla composizione del giro. Sì. Potresti ritrovarti contro il Menaggio, che è retrocesso dalla promozione. Sì. Tra l'altro anche col Cabiate avevamo vinto, era sempre quello. Lo stesso playoff, sì. Avevamo fatto prima Cabiate e poi sono andato a Seveso. Ho fatto base 96, sì. E poi l'anno scorso ho avuto delle discussioni a gennaio, così sono venuto via e sono rimasto lì a Solaro e mi allenavo 3 giorni alla settimana per tenermi, diciamo, per tenermi in forma. E poi sei arrivato a Turate. Sì, a Turate. Come sei arrivato a Turate? E a Turate, diciamo, per amore o per un po' per lavoro, un po' per amore. Ce l'hanno raccontato in un'altra puntata, in un'intervista, prima il tuo allenatore e il tuo direttore sportivo, perché volevo sapere. Appunto. Un po' per amore, un po' per... ho trovato questa piazza e mi sono trovato da Dio. Ci arriviamo. Direttore, volevo chiederti, Guanzatese, che idea ti sei fatto, insomma, di questa squadra? Una squadra che comunque, insomma, prendendo i singoli giocatori uno per uno, niente male, un allenatore di grande esperienza, una fatica incredibile nella seconda parte di stagione. Per fortuna hanno fatto l'andata che hanno fatto, perché sennò che 19 partite che non vincono. Certo. Adesso io di preciso i problemi interni non lo so. Sta di fatto che... No, io ho avuto modo di sentire oggi mister Attilio Pappis per un'intervista che uscirà domani sul quotidiano La Provincia, dove ci saranno appunto la solita pagina dedicata un po' al calcio dilettantico masco. Chiaramente ha visto la squadra meglio e giustamente però chiama già l'attenzione i suoi, perché dicevo che il Fagnano aveva delle assenze importanti ieri. Sicuramente non verranno guanzate per fare una scampagnata, come si dice, ma per andare... per fare risultato, per far risultato pieno. Questo per quanto riguarda, insomma, le partite di promozione che ci interessavano. Arriviamo alla prima categoria, Luca. C'è poco da dire, nel senso che l'attesissima sfida tra Castello e Lomazzo giocherà settimana prossima, perché le due squadre erano già al secondo turno dei playoff. C'è da segnalare il pareggio del Monnexegna, squadra che, tra l'altro, per questo di squadre che non vincono da parecchio, anch'essa ha fatto una lunga striscia negativa in stagione. È stata costretta anch'essa a fare i play-out, in questo caso però con lo svantaggio della classifica, quindi dopo l'1-1 in casa con Senago dovrà andare a vincere a Senago. Domenica prossima, tra l'altro, il Monnexegna ieri perdeva anche 1-0 a pareggiotto nel finale su rigore, dovrà vincere a Senago contro una squadra che invece ha fatto un ottimo girone di ritorno e l'unica possibilità che ha il Monnexegna per non tornare immediatamente in seconda, visto che era una neopromossa quest'anno. Allora, prima di presentare la partitissima di questi playoff che un po' interessa tutto il calcio comasco, che è Castello Lomazzo, volevo chiedere a Fabio Sgroi, appunto, un bilancio sulla stagione dell'Ardita. Beh, allora, io sono in parte soddisfatto, siamo in parte soddisfatti. Si poteva fare di più per la rosa che siamo andati a fare, indubbiamente, però ci sono molte attenuanti. Con i 3 giocatori di gennaio, del mercato di gennaio, abbiamo cambiato 18 giocatori. Per cui non è facile. C'è stato l'ultimo mese che era decisivo, nel quale purtroppo non abbiamo fatto molti punti ed è andato così. Però tutto sommato era 36 anni che l'Ardita non era in prima categoria. Certo, l'altra neopromossa ancora non è salva, non è salva. Noi siamo arrivati sesti. La ciliegina sarebbe stato il quinto posto. Beh, chiaro, però, sì, certo. Quello, poi quando si gioca, quando si è in ballo, si vuole arrivare, si vuole vincere. Non è assolutamente un fallimento, si poteva fare di più, ma tutto sommato è andata bene. Adesso, al di là che si è determinata, sta concludendo la tua esperienza l'Ardita, parlavamo prima fuori ronda, e comunque mantenuto ottimi rapporti, è stata una bella esperienza. Sì. Anche io, vogliamo parlare un po' di mister Campeglia. Mister Campegna è un amico e ha comunicato anche lui che non sarà più l'allenatore dell'Ardita. E questa è una notizia di oggi. Dopo molti anni, è uno di quelli che allenava da più tempo. 5 stagioni, dalla terza alla prima categoria, li ha portati. Quindi è un Campeglia sul mercato, un Campeglia che si prenderà una pausa dopo, insomma, 5 anni davvero intensi, belli e intensi. Ad oggi sembrerebbe più predisposto verso una pausa, perché comunque sia sono 5 anni intensi e si sente così. Però mai dire mai. Esatto, non si esclude nulla, siamo a maggio, per cui... E domenica, quindi dicevamo, secondo turno playoff girone B. Luca, faccio presentare a te insomma questa partita Castello Lomazzo, che partita sarà? È una partita molto sentita, ricordiamo che già nella partita di ritorno del campionato c'è stato qualche episodio un po' particolare. Ah, ritorno, sì. Con la vittoria comunque del Castello al 91esimo, Castello avrà 2 risultati su 3, giocherà in casa. Tra l'altro una sfida nella sfida è quello tra Tallarita e Vitulli, che sono 2 bomber che lo scorso anno vissero col Meda proprio la prima categoria. Li conosci tutti e due? No, Tallarita soprattutto, che ha giocato con me a Solaro, è un attaccante diciamo di categoria, una categoria sopra, forse anche 2. Sì, è proprio. Lui è già a metà stagione che al Castello è già inserito. Vitulli invece è arrivato proprio nell'ultima. Penso che l'abbiano preso anche per partite come questa. Diciamo che anche per quello e per queste partite qua. Sono 90 minuti che anche in questo caso danno il favore del campo al Castello, perché è arrivato. E quindi anche del risultato. E del risultato, certo, intendevo in questo senso qua. Sono 2 squadre che comunque il Castello dichiaratamente da inizio stagione, Lomazzo sicuramente non lo schifa, puntano, ci credono. Chi vince? Con chi se la vedrà? Sì, abbiamo qua proprio tutto l'elenco. Castello Lomazzo, chi vincerà tra Castello Lomazzo giocherà contro o San Pancrazio o Cividatese. Sono una formazione bergamasca e una bresciana. Come diceva prima Fabio, bergamasca e bresciane sono forse le più dure. Sì, molto, molto toste. Noi abbiamo avuto la fortuna di cotarla l'anno scorso con l'Ardita al quarto turno, una bresciana, e abbiamo perso. Anche giustamente. Anche, mi ricordo, la partita è andata anche abbastanza nettamente, sì, sono molto 4-0 forti. Mi sembra. Sì, sono province, Bergamo e Brescia, che anche a livello giovanile insomma sono avanti, perché sì, parlano le squadre presenti nei regionali, hanno altri budget. E tra l'altro anche la vincente di Casati Arco e Alta Brianza giocherà contro o Forza e Costanza o Lemine, che sono 2 squadre bergamasche. Non sono stati dei sorteggi fortunatissimi eventualmente per le nostre, ecco, perché sembra magari meglio trovare, poi dopo ogni partita fa storia a sé. Rimanendo sulla prima, una delle due comunque, o Castello o Lomazzo, accederà a questo terzo turno. Luca, chiedo a te o anche a Fabio, che magari può sapere, che probabilità ha una squadra perdendo il terzo turno o vincendo il terzo turno e arrivando al quarto di essere ripescata? La storia dice che chi vince il terzo turno quasi sempre ha ripescato la riempita. Anche se non si vince il quarto e ultimo, giusto? Sì. Invece chi perde penso che si guardi molto la posizione in classifica. Il Castello sarebbe sicuramente avanti. Nella composizione delle graduatorie di ripescaggio, la posizione punti fatti conta. Eccetera, eccetera. Penso che sicuramente in questo caso qua avrebbe più chance il Castello del Lomazzo, sì, in caso di sconfitta. Però non è facile, non è scontato per nulla. Vabbè, adesso comunque l'appuntamento per questa attesissima sfida è domenica ore 16 al Toto Caimi di Vighizzolo. Seconda, Luca, scendiamo. Dobbiamo parlare un po' del. Sì, che arriva. Ecco, esatto. Parliamo un po'. Sghignazza. Prima farei un breve resoconto sui playoff, così almeno diciamo anche le eventuali possibilità delle squadre di secondo, perché allora. La caratteristica comune è stata che nel girone della Salus Turate ci sono stati 2 pareggi e quindi hanno avanzato il turno le squadre che giocavano in casa, Sinigaglia e Montesolaro. La vincente giocherà contro una formazione milanese, Schuster o Liscate. Mentre invece nel girone H ci sono state 2 vittorie delle squadre di casa, HF che ha battuto la Cassina Rizzardi e Andratese che ha battuto l'Itala, e chi vincerà giocherà contro un'altra bergamasca, Tribulina o Torre dei Roveri. Quindi anche qui un percorso pilotati federazione per me Como contro non facilissimo. Riguardo appunto al girone G, appunto 2 pareggi da segnalare: il Montesolaro che ha pareggiato nel finale su rigore e ha raggiunto la qualificazione sul Molinello, al 40esimo del secondo tempo, e invece Vegnano e Albavilla che hanno pareggiato 1-1. Da quello che so però Albavilla nel finale ha sfiorato anche il gol della vittoria e ha sfiorato quello che sicuramente sarebbe stato un risultato clamoroso sul campo del Vegnano, che è nato secondo. Allora, Super Bomber, mi ridici quanti gol ha fatto in campionato? 38 in campionato e 27 presenti. Cioè abbiamo una media gol? 1, qualcosa. Ti aspettavi di una stagione così? No, o è andata oltre ogni migliore aspettativa? Oltre ogni migliore aspettativa, perché è una categoria che non ho mai affrontato e pur scendendo ti devi immedesimare in questa categoria e io non ne conoscevo poco niente. In seconda hai preso più o meno botte della promozione? Più botte. Sì. Sì, molte di più. Senti, l'anno prossimo possiamo già dire che sarai sempre il centroavanti da Salus Turate o è presto? Ancora... come parli, perché diciamo i nostri web spettatori dietro la webcam, anzi ringrazio per averlo accompagnato, ci sono mister Danilo Spada e il DS Cesare Cavalieri, quindi dosa le parole, guarda che si è già corrucciato il DS. Pensi che di restare, già parlato, dovete parlare, com'è la situazione? No, abbiamo già parlato, al diciamo 70-80% dovrei rimanere okay. A Turate, però è ancora tutto da vedere, okay, un 75% qualche offerta l'ho avuta, quindi valuteremo il da farsi. Valuteremo. Sì. Volevo chiedere poi sempre a te, perché settimana scorsa ne abbiamo anche scritto sulla provincia nelle pagine di cronaca locale, avete inscenato un po' una protesta, giusto, perché Luca, aiutami a ricordare, insomma, Turate che torna nel calcio regionale dopo diverse stagioni. Sì, esatto, da quando la Turate era ripartito dopo la fine dell'esperienza in Serie D era sempre rimasta in terza e in seconda. Questo è il primo anno che torna in prima categoria e c'è stato fatto uno striscione nel quale si parla, insomma, la polemica, chiamiamola così, è stata sul fatto che c'è poca gente che magari va a vedere la partita, nonostante sia una piazza importante, e magari ci si aspetta che anche il pubblico possa dare il suo contributo anche in una categoria più impegnativa. Sicuramente poi adesso la prima categoria comunque alza anche un pochino il livello, la qualità, e sicuramente potrà attirare un po' più di attenzione, di partecipazione da parte della pubblica. Dai. Rimanendo sulla tua stagione, mi piace sempre chiedere ai nostri ospiti qual è il gol più bello? Il gol più bello? Magari ci saranno i tuoi compagni di squadra che ti ascoltano, nel senso, no? Magari ricordano chi ti ha fatto l'assist più bello, se adesso... ce n'è uno o più di uno in particolare, o quello più importante, avrà un gol che magari insomma... No, secondo me quello più importante è stato il secondo rigore che abbiamo calciato col Veniano. Per il gol del pareggio, sì. Era importante non perdere, esatto, era importante non perdere quella partita lì, sì, per me sì. Ok, qua ti voglio stuzzicare. L'assist più bello, questo non te lo so dire. Te ne hanno fatti tanti? O te la vai a prendere sempre te? No, me ne hanno fatti tanti, sì. No. Vuoi ricordare però magari qualche tuo compagno con la quale condivisi? Le punizioni del Luca Rimoldi sono stati buoni assist quest'anno per dei colpi di testa. Vedi che allora c'è qualcuno. Sì. CDG Montesolaro. Appunto, volevo chiedere un commento, visto che ci ha giocato contro, come la vedi? Ho visto un Veniano in calo nelle ultime partite, non so, magari i motivi di questo calo, ma non lo so. Mi sono stupito dell'Albavilla, che ha fatto una grandissima stagione. Da neopromossa, ha fatto una grandissima stagione, anche noi siamo andati là, abbiamo pareggiato 3-3 e non è stata facile per niente. Invece il Montesolaro... Anche lì il Molinello è una buona squadra, qualche giocatore magari di categoria superiore, poteva fare il colpaccio, diciamo. Ha sfiorato. Come lo vedi questa, diciamo, seconda finalina del girone CDG Veniano Montesolaro? Chi è la tua favorita? Io mi aspetto, sì, per me il Veniano. Mi aspetto un altro pareggio, però il Veniano col pareggio dovrebbe passare. Quindi... Ieri un po' tutti i playoff che ci hanno interessato, ripeto, a parte l'Alta Brianza, quasi tanti pareggi. Vittorie squadre di calcio. Esatto, il fattore campo comunque conta e premia giustamente anche quello che ha fatto durante la stagione della squadra, si è fatto un po' più di punti, secondo me la formula è giusta. Nel girone H... Nel girone H invece ci sono state due vittorie dello Scali di casa, la HF ha eliminato un'altra neopromossa, il Cassina Rizzardi 2-1. Io ho visto un gran primo tempo dell'HF, sono stato generoso sul primo tempo, che davvero poteva chiudere con un ampio più margine di sicuro il primo tempo, poi dopo è finita 2-1. Comunque penso sia giusto rendere merito, come ha fatto Mirko, all'Albavilla anche al Cassina, che è un'altra neopromossa. Maroni, esatto. Ecco, e l'altra partita invece ha visto la vittoria netta dell'Andratese, che perdeva 1-0 in casa con l'Itala, poi ha vinto 4-1 e permettimi di dire che nella finalina del girone siamo di nuovo di fronte a HF e Andratese, che erano state protagoniste di un caso. Ti ricordi quando era stata data la vittoria a Taurino all'Andratese? Per la neve, esatto. Quindi ci sarà questa rivincita, se vogliamo così chiamarla, nella quale l'HF avrà 2 risultati su 3 per passare al terzo turno. Il girone H tu lo conosci poco, e l'unica squadra che abbiamo incontrato in Coppa è stata il Cassina Rizzardi. Abbiamo vinto i rigori, sì, tra l'altro dopo 20 rigori. Una serie infinita di rigori. Però... Seconda H chiede invece allora a Fabio, direttore, che idea ti sei fatto di questa finale playoff che adesso ci sarà? secondo me sarà una bellissima partita. HF è già un po' che qualche anno che è al vertice della seconda, gioca molto bene, conosco un po' di giocatori, e invece l'Andratese ha singoli secondo me molto, una bella stagione in panchina. Brittani, Chiodini, Saladanna, sono davvero, anche questa è una partita molto da vedere, da seguire sicuramente domenica. Quando tu, che ormai diciamo sei uno dei protagonisti del movimento calcio dilettantistico comasco, perché da dietro le quinte insomma tu muovi giocatori, insomma ti stai ritagliando un ruolo, un po' lo dico io, no? Lo dice il giornalista, nel senso, poi tu puoi negare, ma secondo me è così. Si è messo in mano, non so, c'è da no, a parte gli scherzi, c'è anche in seconda, si trovano appunto magari dei giovani ogni tanto, dei giocatori interessanti. Allora, caso di Mirko, lui giocava in categoria su per questioni poi di perché privata, lavorative o piuttosto vita privata, ci sono molti casi dove ti capita di andare a vedere, seguire partite anche di seconda. La partita di Coppa contro il Cassina sono l'avevi vista, quella dalla serie infinita dei calci, Turate a vederla. Ci sono anche molti giovani forti, anche nell'HF, anche giovani che ho cercato io stesso, anche nell'Itala. Gaio ad esempio, il terzino della HF, che ha avuto qualche molto forte, ha fatto stagioni professionistico. Ci sono tanti, sì, per questioni di vita privata, lavorative, capita, certo, su scelte, 2 o 3 allenamenti cambiano. Infatti, quindi tu sei finito Turate sostanzialmente perché ti sei innamorato. No, beh, non proprio, sì, diciamo beh, è stato anche questo è stato parte, nel senso, la vita privata, delle faccende possono portare dopo a fare queste scelte, perché comunque avevamo commentato durante l'anno anche la tua stagione, insomma allenatori, dirigenti che ti conoscono dicevano: ragazzi, Drago in seconda è infatti un gran valore aggiunto, e l'hai dimostrato, poi devi dimostrarlo beh, certo, certo. Quanti gol hai fatto? 38 in campionato, in seconda categoria. Possiamo dirlo che comunque settimana scorsa abbiamo fatto un articolo dedicato a Pizzini, re del bomber d'eccellenza del Fenegrò. Scendiamo, andiamo più a un livello provinciale, e lui, re dei bomber, chi è che c'è alle sue spalle che può ancora il numero di marcatore come gol non c'è più, Mauri forse. C'è Mauri che ne ha fatti 22 se non sbaglio in prima, poi in terza ci sono Giuliano, Crea, che sono andati oltre i 30, però tutto rispetto a terza non è a seconda. Poi sicuramente sono giocatori molto forti anche loro. La categoria, quindi sarà sicuramente uno dei protagonisti delle nomination del pallone d'oro lariano, ma prima di nomination e di nomi, brevemente la terza categoria. Volevo ricordare un'altra cosa, che c'è un'altra formazione comasca che giocherà nel terzo turno settimana prossima. Nel secondo turno playoff settimana prossima l'Alto Lario, che giocherà sul campo da Tiranese. Ieri si è completato il campionato di seconda e terza di Sondrio, e l'Alto Lario si è qualificato ai playoff, giocherà in trasferta. In terza invece parlavamo di pareggi, solo pareggi nelle partite di playoff. In terza, il primo turno, che sono delle semifinali, perché lo ricordiamo che in terza c'è semifinale e finale, esatto. 1-1 tra Azzurro e Dal Pozzo, 2-2 tra Lario e Uggiatese nel girone B, quindi la finale sarà Lario Uggiatese con la Lario che giocherà in casa. Nel girone A la CD Gerba ha raggiunto nel finale la Casinatese 1-1 e giocherà la finale sul campo della Porlezzese. Ieri poi, rimanendo in terza categoria, si è giocato il titolo provinciale, il trofeo Renato Cantaluppi, appunto storico dirigente della delegazione FIGC di Como, e chi ha vinto? Hanno vinto i Cacciatori delle Alpi, che tra l'altro sono riusciti all'impresa di battere il Mozzate, che non aveva mai perso. Hanno vinto 3-1, la curiosità è che hanno vinto anche con un gol di un portiere, con un rinvio. Tra l'altro hanno giocato a Turate, sul campo Turate, Lorenzo Busnelli, esatto. La terza rete, giusto? Ha segnato con un calcio di rinvio di una palla, una punizione poco fuori dall'area di rigore. Il vento di ieri ha fatto danni in giro ma anche in campo, perché sicuramente quando segna il portiere in questa circostanza. Quindi Cacciatori delle Alpi, campioni provinciali di terza categoria. Siamo quasi in chiusura, però non è finita, perché come Fabio ben sa, tu magari che sei appena entrato nell'orbita del calcio comasco, la redazione di Lario Sport ogni anno, di solito fine di giugno, presenta il Lario Sportivo, che è l'almanacco illustrato del calcio e dello sport comasco, ma principalmente del calcio comasco. Ci sarà ampio spazio sicuramente al Como, tutte le squadre con foto, numeri, statistiche, e poi andiamo alla nostra redazione. Grazie alla segnalazione dei lettori e in collaborazione ad esempio per la panchina d'oro lariana con l'Ajax, andiamo ad assegnare dei premi ai migliori e protagonisti, sia dedicando la copertina, sia però c'è il pallone d'oro lariano, appunto la panchina d'oro lariano, la squadra dell'anno, miglior giovane, premi speciali. Parto da Fabio, sì. Qualche nomination, partiamo dal pallone d'oro. Pallone d'oro in nomination di sicuro, con 38 gol. Mirko Drago del Turate, non sei il primo che lo mette in nomination. Cioè, poi vincerlo ci può stare. Poi chi personalmente io l'ho visto da vicino, Mauri secondo me anche del Cabiate, sì. Sono anni che fa diversi gol. Poi magari andando più in alto lo stesso Pizzini o anche Giovello, da difensore ha fatto tanti gol, ha un sinistro come pochi. Ti senti onorato di essere già tra le nomination? Sai che c'è questo premio che insomma no, da una decina d'anni. L'ho saputo dopo, vai a vedere. Tu sei poco social, non hai il profilo Facebook, non hai il profilo poco social. Però lariosport.it lo puoi vedere, fare un po' di ricerca. Squadra dell'anno, chi potrebbe essere una nomination? La stagione non è finita, perché appunto ci sono delle squadre che stanno facendo i playoff. Squadra dell'anno più difficile perché mi vengono un paio di squadre ma non sono comasche, tipo Visnova, non è lo stesso Como che è comasca, però non rientra Como sicuramente nel senso nel premio. Non lo so, un nomination possiamo metterlo anche un Turate che comunque è tornato nei campionati regionali dopo tempo. Nomination di sicuro. Non so, potrebbe essere anche il Cabiate che ha vinto il campionato. La Bellagina che... la Bellagina, è vero. Invece vi chiederei, non so, qualche nome di giovane, cioè, magari c'è anche tu qualche compagno di squadra, di under 20. Giovani vuol dire under 20, dal 99. Esatto, però in seconda pochi. Tu hai visto in giro qualcosa magari, Fabio? Non vorrei... No, già infatti non vorrebbe bruciarsi le cartucce perché... 99-2000 sono preziosi. Ok, no, vabbè, allora sì, ce ne sono. Ti faccio inviare delle mail in forma anonima come adesso, perché nei prossimi giorni apriremo appunto le votazioni. Vi ricordo appunto tutti gli utenti di Lario Sport potranno votare, sentiremo poi tutti gli allenatori che anche loro voteranno e poi la redazione delibererà in base alle segnalazioni avute, diciamo i risultati ottenuti singolarmente di squadra e poi eleggerà i migliori della stagione. Bomber, vuoi ringraziare e salutare qualcuno, visto che finalmente dopo 3 tentativi ce l'abbiamo fatta a farti venire nostro ospite qui a Bar Lario Sport? No, voglio salutare i miei compagni di squadra che sicuramente mi staranno guardando, mi staranno prendendo in giro. Avete festeggiato anche voi alla grande? Alla grande, sì, Como chiesto ad esempio anche settimana scorsa avevamo Celeghin del Como. Durante la festa chi è stato il Bomber vero? Bomber vero, il difensore centrale, come disse il mister in un'intervista qua. L'avevo già chiesto a lui, mister il capitano Spada. È stato lui e lui si è preso in mano la squadra, diciamo. Bene. Luca, dobbiamo aggiungere qualcos'altro? No, ci siamo. Sì. Allora, io ringrazio davvero tantissimo Fabio Sgroi per essere tornato a ritrovarci. La prossima volta sicuramente sarà durante il calciomercato, ci ritroveremo con te e così ufficializzeremo la tua nuova destinazione. Io, se posso, vorrei ringraziare l'Ardita, che è davvero una famiglia per me, sicuramente penso che sia un arrivederci, ringraziare Sprefico per l'opportunità che mi ha dato quest'anno. Lo ringraziamo anche per oggi che ci ha concesso giustamente, perché sei sempre tesserato per l'Ardita ancora di essere nostro ospite. Grazie Presidente, grazie Fabio. Grazie a Bomber, al Super Bomber Drago, come ti abbiamo ribattezzato. Grazie Luca Binda, ringrazio anche appunto Mister Spada e il DS Cavalieri che ti hanno accompagnato, ringrazio la regia di Luca Ferrara. Bar Lario Sport torna lunedì prossimo e avremo ancora ulteriori verdetti, perché avremo le salve, le retrocesse e chi andrà poi al terzo turno dei playoff. Ci andiamo per una birretta perché ve la meritate, ok? Ce la meritiamo. Grazie a tutti, ciao alla prossima settimana.